Bentornati amici di Social in Tech, eccoci ad un'altra puntata dell'angolo di Federico. Come potete appurare, diciamo che questa formula di una settimana sì, una settimana no, sta un pochino funzionando. L'ho voluta sperimentare apposta perché, visto l'accumularsi dei miei impegni, del lavoro, diciamo non ho più avuto questa grande costanza di fare tutte le settimane, però a quanto pare una settimana sì, una no, sta funzionando. Spero che, insomma, siate contenti di sentirmi con cadenza abbastanza frequente in questo modo. E che dire, andiamo però alle notizie. Allora ragazzi, innanzitutto, notizia ufficiale, è uscito quello che riguarda tutti i vari software della Apple, quindi iOS ed iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3, watchOS 9.4 e tvOS 16.4. Sono usciti quindi tutti i software ufficiali. Da ieri invece è uscito già la parte di beta 1 dei successivi software, quindi la 16.5, 13.4, watchOS 9.5 e tvOS 16.4. Che dire, per quanto riguarda più che altro la beta, ci soffermiamo su una caratteristica che è arrivata su iOS e penso anche su iPadOS, ma per quanto è stato visto in rete per ora solo su iPadOS ho visto questa novità, ossia la possibilità con Siri di poter iniziare ed interrompere la registrazione video del display. Quindi richiamando Siri potremo andare a dire di attivare la registrazione video del display e allo stesso tempo richiamarlo per interromperlo. Questo, diciamo, è stata la novità su queste nuove beta. Diciamo che ovviamente non ci può essere chissà più di tanto, però le novità nei nuovi software sono sicuramente, per quanto riguarda iPadOS, la possibilità di andare ad avere la famosa opzione satellite, quindi di poter avere questa feature nei riguardi di iPhone per avere l'SOS di soccorso, quindi poter avere un contatto molto veloce con i soccorritori, con quindi questa chiamata SOS. Questa la grande sicuramente novità che aspettavamo. Dall'altra abbiamo anche delle nuove emoji, per la precisione sono 21. Per esempio ci sono tre diverse colorazioni di nuovi cuori, una faccina che viene, come dire, scossa, alcuni animali nuovi, questa possibilità delle mani di poter fare, come dire, un 5, che alcuni distinguevano quello oppure l'applauso con il verso invece delle due mani opposte che si combaciano, che invece è più che altro il senso di preghiera. Altra grande novità, l'implementazione delle notifiche push per Safari, quindi solo a patto che però i siti vengano preventivamente salvati nella home come web app, quindi solo in questo caso, però sicuramente è tanta roba, quindi le notifiche dalle app web funzionano esattamente come le notifiche di altre app, quindi visualizzate direttamente sulla schermata di blocco, nel centro notifiche e sull'Apple Watch ovviamente che abbiamo abbinato. Arriva anche la funzione di isolamento vocale, molto molto carino, perché nelle telefonate normali non vi era ancora questa possibilità, questa caratteristica. C'era stata su WhatsApp, quindi nei riguardi, diciamo, di chiamate VoIP, però per ora niente nelle chiamate vere e proprie, quindi telefoniche. In questo caso anche nei riguardi quindi dello smartphone, quindi con la semplice telefonata e non quella FaceTime o WhatsApp o di altri, insomma, di altre app, abbiamo questa volta anche su iPhone, davvero molto molto interessante. Abbiamo la nuova architettura HomeKit, la possibilità di andare a ricercare i duplicati delle foto in una libreria condivisa e cloud, il supporto VoiceOver per le mappe nell'app Meteo e anche ottimizzato Apple Books. Allo stesso tempo ci sono anche degli aggiornamenti nell'app Podcast, quindi diciamo che insomma qualcosa ha portato, tra cui anche per gli amanti del PlayStation 5 DualSense Edge, ebbene
anche questo controller wireless viene supportato con le nuove con i nuovi software. Quindi diciamo, insomma, abbiamo qualcosa di nuovo, qualche azione, anche miglioramenti dell'app comandi. Che dire, questa è sicuramente una ricca lista di nuove funzioni, dove però allo stesso tempo porta anche dei fix, dei miglioramenti di quello che è il sistema stesso. Andando ora ad un'altra novità, sempre con l'aggiornamento avvenuto pochi giorni fa, ebbene, c'è anche una nuova applicazione musica, precisamente si chiama Classical. Perché si chiama Classical? Ebbene, andando proprio ad intuito, si tratta della nuova app Apple Music per i brani classici. Quindi avete bisogno di ascoltare della musica classica? Ebbene, con Apple Music Classical avremo accesso a oltre 5 milioni di brani di musica classica, tra cui nuove uscite in audio di alta qualità, oltre a centinaia di playlist curate, migliaia di album esclusivi e anche tante funzionalità come le biografie dei compositori e anche delle guide per diverse opere. Quindi diciamo che la Apple, ecco, ha creato un qualcosina di diverso e per una certa nicchia ha creato proprio quindi l'applicazione fatta ad hoc solo per loro. Pensate se per caso dovesse esserci l'applicazione solo rock, solo pop, diciamo sarebbe un po' un marasma di applicazioni, però effettivamente non sarebbe tanto male. Se uno volesse avere la propria applicazione diversa magari da Apple Music e averla in specifico per una determinata tipo di categoria musicale, se si dovesse dare questa opportunità, secondo me non è male, perché magari ci sono gli amanti di un certo genere che vogliono solo quello e magari attraverso un'opzione dell'applicazione Apple Music si potrebbe creare un'applicazione solo per un determinato genere. Secondo me sarebbe anche carino e quasi quasi Apple ti ho dato anche un suggerimento. Ma diciamo che non sono solamente queste le novità, sicuramente sono le più succose, ma dall'altra parte possiamo invece parlare delle notizie inerenti al futuro iPhone 15, che a quanto pare ci sarebbe qualche problemino, più che altro qualche problemino da parte dell'azienda Boe, io la definisco così perché è scritta in questo modo. Che cos'ha questa azienda? C'è una certa difficoltà nei riguardi di quello che è la Dynamic Island, perché a quanto pare sarebbe in difficoltà questa azienda a dover sigillare il foro della Dynamic Island, proprio come pretende Apple per ragioni di qualità visiva e mantenimento della stessa nel tempo. Quindi cosa è successo? Che a quanto pare la sensazione è che questa azienda rischia di restare fuori da quello che è la partita di iPhone 15 e tenere solamente la commessa per iPhone SE di quarta generazione, portando tutto ciò ad un grande incremento da parte di Samsung, che era l'altro grande produttore di pannelli, quindi OLED, per i futuri iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ma allo stesso tempo comporterebbe un incremento per gli iPhone 15 Pro e Pro Max, cosa che la Apple voleva un pochino cercare di volersi non rendere indipendente, ma un pochino staccarsi dal predominio, dal monopolio di Samsung per la sua produzione di pannelli, e a quanto pare però deve ritornare sui propri passi. Altra notizia invece cambia un attimino il genere, vado su quello che è Apple Watch. A quanto pare Mark Gurman ha parlato e per quanto riguarda il rilevamento del glucosio, cosa che insomma è il sensore d'eccellenza che tutti molto probabilmente aspettano,
A quanto pare ci vorranno tra i 3 e i 7 anni prima che questo sensore possa essere integrato negli Apple Watch. La tecnologia sarebbe un'aggiunta molto importante ovviamente per un Apple Watch, poiché aiuterebbe le persone con diabete a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue in modo meno invasivo. Attualmente come avviene tutto ciò? Andando a prelevare il sangue dalla punta del dito per misurare quello che è il valore di glucosio, un processo fastidioso che potrebbe essere evitato seguendo altre strade, ma che ovviamente è ancora troppo presto per portare su un dispositivo come quello di un Apple Watch. Questo almeno quanto dichiara Gurman, che non arriverà di certo presto sugli indossabili. Per quanto riguarda invece un'altra notizia, riparto un pochino con iPhone, vado un po' non in sincro diciamo. Secondo l'analista Minky Kuo, nell'iPhone 15 il sensore di prossimità non sarà esterno alla Dynamic Island come avviene tuttora su iPhone 14, ma all'interno proprio della Dynamic Island. Quindi diciamo una cosa interessante che va sempre di più a dare l'idea che la Apple voglia arrivare in tutto e per tutto ad eliminare i vari sensori, portando il tutto sotto al display, e chissà se troveremo alla fine anche un vecchio nostro amico, sia la famosa impronta digitale anche su questi famosi iPhone, come insomma anche queste voci girano ormai da qualche anno, ma non hanno mai portato effettivamente ad una concretezza. Abbiamo poi la solita notizia che vi avevo già un pochino dato nei riguardi del pulsante del volume, che sarà unificato a quello, diciamo sarà in poche parole tutta una sola linetta, chiamiamo così, perché a quanto pare questo tasto, che viene fornito da delle immagini CAD trapelate da un video pubblicato dall'utente Twitter che si chiama Shrimp Apple Pro, a quanto pare c'è questo tasto unificato per il controllo del volume, integrato all'interno di quella che è una cornice che, come abbiamo detto nel precedente podcast, a quanto pare sarà in titanio questo nuovo iPhone, accompagnato da un altro tasto che è quello Mute, che per silenziare questa volta i dispositivi non sarà con la famosa lineetta, ma un tasto cliccabile. Da questo punto di vista non so quanto effettivamente sia efficace un tasto che si clicca rispetto alla stanghetta che si tira su e giù, che rimane decisamente più bloccata, decisamente meno fattibile andare a cambiare il silenzioso dal non silenzioso anche in maniera diciamo non volontaria. Un bottone secondo me porterebbe a, insomma, ha dei casi di silenzio non silenzio inavvertito, proprio perché basta cliccarlo, ecco. Però chissà se effettivamente sarà questo il nuovo futuro di iPhone 15, e si parlerebbe di iPhone 15 Pro più che altro, perché la base di titanio, quindi l'unibody, il corpo totale dell'iPhone sarà in titanio. Si parla solo ed esclusivamente di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max ovviamente, ed in questo caso solo per loro questo particolare tasto volume e anche del silenzioso. Che dire, allora ragazzi, andando su un'altra notizia invece, su un altro prodotto ancora, si parlerebbe di HomePod con display, che sarebbe stato rinviato al prossimo anno. Vi ricordate, prima ancora che uscisse la nuova versione di HomePod seconda generazione, quindi dell'HomePod grande per così dire, si parlava di una idea in casa Apple di questo ibrido, cioè di questo HomePod legato ad un tablet, un po' in stile diciamo Amazon Echo, che c'ha questo display che si gira con questa base quindi mobile che assomiglia ad un Echo Show. A quanto pare la Apple non è ancora pronta ad un dispositivo di questo tipo,
Mark Gurman parla che ci sarebbe un nuovo HomePod con display integrato e tutto ciò sarebbe rinviato alla prima metà del prossimo anno. Questa è la previsione che sarebbe in linea con quella anche del Minky Kuo, dell'analista Minky Kuo, e la Apple quindi starebbe cercando di evitare di tagliare i posti di lavoro riorganizzando la distribuzione delle sue risorse, sia umane che economiche, privilegiando quindi i progetti ritenuti più urgenti e importanti. Al momento la maggior parte degli sforzi sta puntando su quello che stiamo forse tanto desiderando, ma che effettivamente non abbiamo ancora una grande idea su tutto ciò, ossia sul visore di realtà mista che potrebbe essere annunciato nei prossimi mesi, a discapito ovviamente di progetti come quello di un HomePod con display integrato, che insomma può essere sicuramente lasciato un po' lì nel magazzino e portare avanti quei prodotti che hanno sicuramente molta più voglia di essere rilasciati. Tutto ciò cosa comporta? Che però la Apple rimane sempre indietro da un punto di vista domotico. È vero, ha riportato in auge l'HomePod, però allo stesso tempo Siri è sempre la stessa, l'HomePod con l'HomePod Mini non è che fanno chissà che miracoli, sono solo due prodotti della stessa famiglia, ma dove dall'altra parte i concorrenti ne hanno molti di più, per non parlare di Amazon che è veramente una dominatrice del settore, ma anche a livello di assistente vocale comunque secondo me è decisamente superiore rispetto agli altri. E che dire, Apple, secondo me è meglio che il prossimo anno o quantomeno quest'anno, e questo è quello che mi auguro e ci auguriamo sicuramente tutti noi, è una WWDC 2023 con una Siri veramente corazzata, una Siri che rinasce dopo tanti anni dove la Apple è stata la prima e adesso si ritrova comunque tra gli ultimi in realtà come assistente virtuale. Quindi speriamo e incrociamo le dita. Ma dopo un po' di notizie di questo tipo, io direi di andare su non una notizia, quanto più sulla fatidica applicazione. Perché sì, vi voglio portare l'applicazione, almeno portarvene una, che io spero sempre che gli amati sviluppatori mi concedono. Ebbene, allora, questa applicazione si chiama Time Finder. Questa applicazione è un'applicazione davvero molto carina, un'applicazione che viene sviluppata sia per iPhone che per iPad che per Mac, quindi è totalmente multipiattaforma. Un'applicazione che va a pianificare quello che è la vostra giornata. Quindi grazie a questa applicazione andrete a riorganizzare, a pianificare quello che è la vostra giornata. Abbiamo la possibilità di andare a toccare una determinata fascia oraria vuota per andare a pianificare la nostra attività. Diciamo che è molto carina perché si sviluppa in maniera molto ma molto colorata, molto rapida da andare a gestire, e allo stesso tempo è anche in italiano, per cui state davvero tranquilli. Abbiamo già detto iPad, iPhone e Mac, quindi sincronizzazione totale con tutti i dispositivi, con iCloud. Vi è l'integrazione con il nostro calendario, oppure anche con Google Calendar o anche con altri tipi di calendari, per cui da questo punto di vista davvero davvero molto interessante. Come vi ho detto, basta toccare una certa fascia oraria per andare a pianificare quelle che sono le nostre attività. Nessun'altra app, in base a quello che anche dicono gli sviluppatori, rende più facile aggiungere ed organizzare le proprie attività di pianificazione. Abbiamo la possibilità di avere due tipi di visualizzazione. Allora, una visualizzazione cosiddetta programma, in cui possiamo dividere sia per giorno che per settimana, in cui abbiamo, diciamo, il calendario visualizzato in base alla giornata, quindi noi dovremo cliccare il giorno predefinito e abbiamo totalmente la pagina piena che ci fa vedere che cosa abbiamo in programma quel giorno lì.
Poi abbiamo la possibilità, vabbè, di scorrere ovviamente con un tap, con il tasto in basso, oppure direttamente andando a cliccare i giorni che sono invece in alto. Per quanto riguarda l'altro tipo invece di visualizzazione, abbiamo anche una visualizzazione divisa, in cui abbiamo da una parte la possibilità di mettere delle note, delle diciamo sì, del testo, e dall'altra parte invece abbiamo quello che è la visualizzazione della giornata stessa, divisa in tutte le ore della giornata, con la possibilità anche in questo caso di vedere quelle che sono le nostre pianificazioni, ma in questo caso divisa in due parti, quindi abbiamo una colonna con l'ora e il giorno, le ore tutte dello stesso giorno e i vari programmi, e dall'altra la parte, come vi ho detto, di diciamo di testo che possiamo andare sia ad inserire come note aggiunte, oppure la possibilità di andare a duplicare lo stesso giorno in due colonne, quindi andare a riprodurre gli stessi impegni con però giorni diversi, oppure addirittura con lo stesso giorno. Vi faccio un esempio: sulla sinistra abbiamo per esempio il giorno di ieri e su quella di destra il giorno di oggi, per cui possiamo andare a capire quali sono i vari appuntamenti, andare magari a spostarli dall'una all'altra, per cui decisamente carina questa visualizzazione, soprattutto nel grande schermo. Poi abbiamo la possibilità di andare a vedere con l'ultima videata, che si chiama elenco, abbiamo la possibilità di vedere tutte quelle che sono le nostre note che abbiamo lasciato in quella colonnina, come abbiamo detto, di sinistra, oppure possiamo andare ad importare direttamente i nostri promemoria, quindi davvero molto ma molto interessante. C'è la possibilità di andare a coordinare la giornata in fasce orarie di 5, 10, 15, 30 o 60 minuti. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di avere delle notifiche, quindi dei promemoria, con cui andiamo a anche a personalizzare con alcuni colori. Davvero molto carino. Poi, allo stesso tempo, come dichiara anche la presentazione dell'applicazione stessa, l'app si adatta con il flusso di lavoro e allo stesso tempo quello che è il, diciamo, il tracker di abitudini che abbiamo, la gestione di progetti, ma anche altre applicazioni di usi che si usano maggiormente, per cui diciamo è una specie di applicazione che va anche ad essere funzionale insieme ad altre cose che volete fare, non solo andare a programmarvi quella che è la vostra giornata, ma anche magari a dover tracciare, diciamo così, determinate cose durante la giornata, pianificare determinate, quindi lasso di tempo che state lavorando, oppure in cui volete avere una pausa, quindi andrete a tracciare anche tutto ciò, quindi di avere un'applicazione un po' multi app allo stesso tempo. Molto carina, come vi ho detto, ve la consiglio, è un'applicazione che potrete andare a trovare su App Store, abbiamo quindi la possibilità di acquistarla con un abbonamento, abbiamo l'abbonamento mensile oppure annuale. In questo caso abbiamo quello annuale da 34,99 oppure quello da 8,99 mensile, ma c'è la possibilità anche di andare a prendere l'abbonamento una tantum, quindi il lifetime, con un pagamento di 129,99 euro. È vero, costa un pochino questo abbonamento lifetime, però come vi ho detto si tratta di un'applicazione che non è esclusiva e basta, che diciamo fonde una sola un solo tipo di applicazione, ma è più applicazioni messe insieme con la possibilità di un multipiattaforma sincronizzato, per cui con un acquisto avrete tutti gli altri benefici e tutte le applicazioni in tutte le vostre, in tutti i vostri dispositivi. Con questo, ragazzi, vi lascio, vi rimando alla prossima settimana ancora, e che dire, buona settimana e buon weekend da Social & Tech. Ciao!